Proseguiamo in questa carrellata di incontri per valutare il dopo elezioni al Consiglio Comunale, ma non soltanto un'analisi statica al momento, ma soprattutto sulla prospettiva. E certamente tra le forze politiche del centrodestra, che pur non avendo riscontrato rappresentanza in Consiglio Comunale per una legge elettorale che di fatto premia chi vince, ma probabilmente bastona troppo chi perde, Forza del Sud ha raccolto un ottimo consenso con oltre 25.000 voti di lista, una buona percentuale, ma non ha rappresentanti in consiglio comunale. Angelo Marino è consigliere regionale di Forza del Sud, una, una forza nell'ambito della costellazione, possiamo dire, del centrodestra, ma con una forte ispirazione territoriale, in particolare la Campania, il Lazio, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e non poteva mancare ovviamente la Sicilia con il leader che è Gianfranco Micicchè. Nel centrodestra si sono aperte tante discussioni, sono in molti a ritenere che il risultato elettorale del Comune di Napoli sia stato legato anche da fattori nazionali, non brillerebbe troppo più la luce di Berlusconi, forse i candidati non hanno retto il confronto, secondo Angelo Marino che cosa è accaduto? Innanzitutto secondo me è accaduto che la politica uh, si è troppo distaccata, da quello che è poi l'esigenza aveva dei cittadini e ne la prova, io dico la riprova, è del fatto che un movimento come il nostro, il partito Forza del Sud, raccoglie una percentuale di voti altissima, la sua prima uscita, ricordiamo che Forza del Sud è, ha cominciato e esiste sul nostro territorio ormai da due o tre mesi, non di più, l'abbiamo costituito, quindi la gente ci ha premiato, ma soprattutto per la nostra territorialità, per il nostro fatto e il nostro, la nostra propensione a parlare con le persone, a sentire i problemi della gente e occuparci dei problemi della gente. Questo probabilmente è stato invece la debacle assoluta della PDL, così come anche quella del PD, perché diciamoci la verità, i grossi partiti sono ormai in una situazione di estrema difficoltà dovuta probabilmente all'autoreferenzialità con la quale si presentano ormai i politici. Io non voglio sparare a zero né sulla PDL né sul PD, io penso che la politica debba riappropriarsi però del suo ruolo, che è quello di interpretare le istanze del territorio e tramutarle poi successivamente in quelle che sono provvedimenti legislativi o il buon governo delle città. Per quanto riguarda la legge elettorale, sicuramente siamo stati penalizzati perché non prendiamo un numero di consiglieri tale da rappresentare l'enormità di voti che noi abbiamo preso, la percentuale che ricordiamo essere intorno al 5,5%, quindi una percentuale di, di, di estrema importanza, soprattutto in vista di quella che poi è una futura competizione elettorale anche nazionale. Allora, la senata l'avete avuta, che, sì, che Mimmo, eh... Mimmo Palmieri è stato eletto, però diciamo... La lista è la lista di Forza del Sud, ma il punto è quello, esiste una legge elettorale che per quanto io reputo che sia penalizzante, ma è una legge elettorale che è, è va rispettata, quindi noi accettiamo quello che in ogni caso il risponso delle urne è quello che poi la legge permette di entrare in consiglio. Ciò eh, sicuramente però deve impegnarci di più nel senso che eh, i nostri dirigenti che sono stati chiamati, i nostri candidati che non sono stati eletti solo per una legge elettorale che non dà questo tipo di risposta, i nostri candidati i nostri consiglieri sono tutti in campo, continuano a far politica perché uno dei volani che noi riteniamo di essere della politica nazionale che vuole interpretare poi sostanzialmente Forza del Sud è quello che la politica non si fa solo con le portrone la politica si può fare anche senza portrone anche chi non è eletto in consiglio comunale esprime un consenso e quel consenso va eh, in ogni caso messo a sistema. Quindi noi a prescindere se occupiamo meno posti in Consiglio Comunale, in Consigli provinciali, nei consigli regionali come assessori noi continuiamo a far politica. Questa è la forza di Forza del Sud e questo è il dato. Eh, aggiungo soltanto al, alla, nella parte iniziale della sua domanda, Forza del Sud è sicuramente un partito che nasce eh, e si sviluppa nel centro sud Italia però no, c'è anche qualche buona notizia che anche nel Veneto e Lombardia cominciamo a venire fuori con deputati e senatori, quindi questo significa che c'è anche una coscienza che al nord, nonostante gli attacchi della Lega, a volte strumentali, a volte solo di propaganda, di pura propaganda, c'è una coscienza di uomini del sud che di fatto sono nel nord e che di fatto operano nel nord e che sono stanchi di sentir parlare di un sud soltanto a che approfitta o di un sud piagnone, sono persone che finalmente si rendono conto che essere del sud non significa essere né appestati né tantomeno ai limiti del, di quello che deve essere la società. Noi stiamo cercando di risvegliare questo sentimento di un sud e di un territorio e penso che la gente ci ha premiato per questo tipo di, di lavoro, eh, è ultimo dato nazionale che forza del sud è al 2,1-2,2% nazionale, un dato impensabile fino a qualche mese fa ma che di fatto premia questa volontà dei dirigenti, dei giovani del partito che anche dopo le campagne elettorali continuano a stare per strada. Voi siete fortemente ancorati al centrodestra in un rapporto di lealtà, non tanto di fedeltà, perché a volte la fedeltà senza lealtà finisce per essere una fedeltà stupida, quindi una lealtà convinta rispetto a quello che è il programma del centrodestra, un centrodestra che però oggettivamente nell'ambito della sua azione di governo sul piano nazionale in questi ultimi tempi insomma, non sembra avere grandi, eh, come dire, eh, grandi attenzioni per le problematiche del sud. Eh, come si fa a coniugare questa doppia funzione? Guardi, io, io innanzitutto dividerei da, una, da questioni nazionali e dalle questioni regionali. Le questioni nazionali probabilmente molto vicino la linea a quello che lei dice. Il centrodestra si era un attimino smarrito uh, con guerre interne, con la scissione uh, di alleanza nazionale, quindi c'è stata tutta una serie di problematiche che hanno di fatto inciso sul risultato elettorale. Ci sono le congiunture internazionali, va bene. Il centrodestra aveva bisogno di una scossa e penso che il presidente Berlusconi questa scossa ha cominciato a darla. Il centrodestra nazionale aveva bisogno di una scossa dove i parlamentari di Forza del Sud finalmente ieri sera, proprio di ieri sera, hanno stabilito, hanno deciso nell'ambito della direzione nazionale che i parlamentari sono di Forza del Sud, non solo del PDL con la testa del PDL prestati a Forza del Sud. Quindi Forza del Sud nasce come un, nuovo, un partito vero, come un, una, un, un nuovo pezzo di Italia politica che si muove. Per quanto dalle questioni regionali io farei un distinguo. Um, è vero il centrodestra quest'anno in consiglio regionale in regione in genere è stato un attimino penalizzato ma diciamoci anche la verità da che cosa? da una politica impressionante di sprechi fatta di sprechi fatta di non programmazione di un centrosinistra che per 20 anni ha governato questa regione quindi um, per dirla tutta Caldoro miracoli non ne può fare il primo anno abbiamo lavorato su un risparmio generale per mettere in moto la regione perché poi è facile dire non si fa nulla, il problema è evitare che la regione cada o cadesse ancora di più in un baratro che ormai già c'era. Quindi noi ci aspettiamo però una ripresa vera da questo momento, noi ci aspettiamo che da qui a qualche mese finalmente ci sia quel rilancio di governo del centro-destra che regione Campania significa anche poter finalmente dare delle risposte vere, e le risposte le possiamo dare quando abbiamo riappianato la questione di bilancio, ci siamo riusciti, ci siamo ridotti lo stipendio perché di questo nemmeno si parla, ma ci siamo ridotti gli stipendi, abbiamo tagliato anche le auto, voglio dire ci siamo impegnati a che la regione finalmente riprendesse quota. Questo per noi è una politica di risanamento, è stata una politica di, eh, che deve rispecchiare la rinascita anche del sud intero. Caldoro è un uomo eh, intelligente, un uomo mite, ma un uomo estremamente determinato. Porterà, come sta portando la regione Campania, fuori dalla palude in cui l'aveva relegato il centro e quindi sicuramente dei risultati, penso migliori, li aspetteremo nei prossimi mesi. Veniamo appunto alle questioni della regione Campania. Voi avete fatto la lista insieme al Garofano, il cosiddetto simbolo riconoscitore del gruppo laico-socialista all'interno del centro-destra, in buona sostanza raffigurabile attualmente con il proprio leader che è il governatore della Campania che è Caldoro. Quindi un ottimo rapporto con Stefano Caldoro. Ma, eh, Stefano Caldoro non è componente del partito di Forza del Sud. È un preludio questo perché anche Caldoro possa aderire in un qualche modo a questo partito o che si possa avere come dire, una forza federata in futuro o è, come dire, è risultato soltanto un'alchimia una, un elettorale contestualizzata a quel periodo, cioè alle elezioni del Comune di Napoli. Io penso che il percorso con il Presidente Caldoro nasce già dalle regionali, eh, proseguito al, nella competizione elettorale, elettorale comunale e io penso che invece trattasi di un progetto vero, di un progetto politico che prende, comincia a prendere la sua forza. Il Presidente Caldoro, eh, così come ha più volte ribadito nelle manifestazioni fatte insieme anche alla Presidente Polverini della Regione Lazio, eh, guarda a questo tipo di rapporto tra presidenti e tra tra modi di politica del, de, di un centro-sud. Quindi sostanzialmente io mi auguro che Caldoro il prima possibile sciolga probabilmente qualche tipo di riserva di aderisco a forza del sud, ma penso che un presidente di regione in questa fase debba essere un presidente di regione più che appartenere ad un singolo partito e guidare quello che secondo me invece è la, la vera spinta di questo nostro centro-sud Italia, mettersi insieme tutti i presidenti di regione che guardano a una politica regionale ma soprattutto e poi in seguito a una politica nazionale di bilancio della nostra economia, questo lo possiamo fare solo se ci mettiamo insieme in sinergia le regioni che in questo momento possono ancora ricorrere quel famoso obiettivo 1 che è l'obiettivo europeo, altrimenti saremo fuori anche da questa fase. Um, penso che il Presidente Caldoro abbia questa idea, penso che il Presidente Caldoro stia realmente ponendo le basi per questo tipo di politica che ripeto ci ha visto insieme alle regionali in modo vincente, ci ha visto insieme alle comunali in modo vincente dal punto di vista politico, forse un po' meno dal punto di vista elettorale di elezioni dei singoli ministeri in via al Consiglio, ma penso che sicuramente... Su questo trend ci porterà vincenti anche un'eventuale elezione del 2013 che se queste sono le percentuali, la possibilità esponenziale di crescita del nostro movimento e del nostro partito Forza del Sud, probabilmente saremo una forza pari al 10% nazionale ed è una, è una forza che ha veramente un forte valore, ripeto, non di contrapposizione nei confronti del Nord, ma di una giusta considerazione che c'è un Sud che conta, c'è un Sud che pensa, c'è un Sud che può fare la sua parte per la ripresa dell'intera economia.